Sono stato giustamente rimproverato perché ho dato tempi troppo stretti, che neanche io sono stato capace di rispettare. E questo rimprovero viene da una donna, giustamente. Seconda cosa, sono contento che a 53 anni qualcuno ricordi, attraverso le mie parole, una persona che a me è carissima, che si chiama Don Antonio Ornella. Io dico sempre, se lui non ci fosse stato, io non sarei biblista. E il mio vecchio maestro del seminario, che poi tra le persone più presbitere è conosciuto, forse voi non l'avete neanche mai visto, sentito nominare, chi lo sa. Terza cosa, invece, nessun scandalo di quello che ho detto, perché va completato con ciò che dicono i dogmatici, sia ben chiaro. Bene, proseguiamo per la nostra strada. Quando noi leggiamo questo testo, dobbiamo tenere presente che alle spalle di questo testo c'è una specie di patto, in ebraico berit, termine tecnico alleanza. Andiamo alla linea 87, lì trovate proprio le parole essenziali di questo patto. Quando Dio pone l'uomo nel giardino di Eden, dice così: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Letto in questa maniera, il testo non dice niente. Ma se noi andiamo ad esaminare, il tempo non ce l'abbiamo, la formulazione della linea 87, 88, 89, ci accorgeremo che questa formulazione è tipica della berit unilaterale di tipo ingiuntivo. Buonanotte del secchio. In Oriente, chi era più grande faceva dei patti con chi era più piccolo, per situazione sociale, per cultura, per potere e via discorrendo. Quindi era frequentissima la berit. Pensate che anche tra due amici si stendeva un contratto, si faceva una berit, un'alleanza. Davide e Jonathan erano amicissimi per la pelle, ma avevano fatto la berit, l'alleanza. Marito e moglie facevano un'alleanza. Proprio Michea ne parla con chiarezza, dove si dice che tra te e la tua donna avete fatto una berit, un'alleanza scritta, e tu, dice, le hai messo i corni. Sta rimproverando il marito. Di alleanze c'erano di due tipi: l'alleanza bilaterale, in cui tutti i due partner si impegnavano a darsi reciprocamente qualche cosa, ma c'era anche l'alleanza unilaterale, la quale era di due tipi: o donativa, io che sono più grande do a te qualcosa che sei più piccolo, tu hai solo l'obbligo di accettare, non hai nessun altro dovere. Oppure c'era l'alleanza unilaterale ingiuntiva: io che sono più forte ti obbligo a qualche cosa e non ti do niente. Questa è una alleanza unilaterale di tipo ingiuntivo. Per quanto riguarda l'albero della conoscenza del bene e del male, è di tipo donativo per quanto riguarda tutto il resto. Cioè Dio dice: a te do tutto, ed è donativa. Questo non lo devi fare, ed è ingiuntiva. Quindi qui abbiamo un'alleanza unilaterale con tutti e due i tipi abbastanza ben compattati.
È alla luce di questa alleanza che noi dobbiamo leggere il testo, sotto il profilo esegetico. Dunque, noi ci troviamo di fronte ad una situazione critica dove la coppia umana o accetta l'alleanza fatta con Dio o la rifiuta. In questo caso noi vediamo che l'alleanza è stata rifiutata in base a quali criteri? Quali sono cioè gli elementi che hanno convinto la donna prima e l'uomo poi ad accettare la proposta del serpente? Per rispondere a questa domanda noi dobbiamo prendere in considerazione la linea 102 e 103, che è la riproduzione del versetto 4 e 5 del testo che abbiamo appena letto. Lì, se voi notate, il serpente nega, non morirete affatto, nega la parola di Dio della linea 89. Dio, nell'alleanza, aveva detto: io ti dono tutto, questo non lo devi fare, se lo fai, la morte sarà la tua eredità. Perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Il serpente nega questa parola, dice: non morirete affatto. Poi imposta un discorso che pone l'uomo in antitesi con Dio. Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Allora, non mangiare significa non diventare come Dio. Mangiare significa diventare come Dio. Per capire la portata di questa frase, tirate via il verbo mangiare e mettete ciò che equivale a livello di principio morale: disobbedire. Anzi, Dio sa che quando voi disobbediste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Qualora voi obbediste, i vostri occhi rimarrebbero chiusi e non diventereste come Dio. Vi è chiara la logica che c'è sotto questa frase? Beh, io penso che nessuno di noi è così imbecille da rimanere semplicemente uomo o semplicemente donna se gli viene data la possibilità di essere più uomo, più donna. E qui l'occasione è splendida. Se tu disobbedisci, diventerai più di quello che sei. Ma allora c'è anche la riflessione inversa da fare, e cioè che Dio è fregaiolo. Dio sa che tu potresti essere molto di più di ciò che sei, ma ti impone l'obbedienza. E quindi tu, rimanendo fedele a Lui, sarai sempre meno di ciò che potresti essere se lo disobbedisci. Seguite? Guardate che questa frase è devastante. Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Qui noi troviamo, diciamo, l'elemento essenziale del peccato originale. Peccato originale è rifiuto della parola di Dio, rifiuto del rapporto con Dio, perché questo rapporto con Dio è un rapporto obbedienziale, e in questo rapporto obbedienziale l'uomo percepisce una diminuzione di sé, non una realizzazione di sé. Anzi, percepisce che la propria realizzazione deve essere fatta a prescindere da Dio.
Questa concezione è una concezione che viene dal mondo politeista, dove l'uomo, il mondo politeista, è il mondo che circondava Israele, ovviamente. E nella concezione antropologica di queste civiltà, l'uomo era stato fatto con il cadavere di una divinità ribelle uccisa dai suoi colleghi dei. Con il cadavere maciullato dagli dei, un dio si è divertito a fare il pupazzetto uomo e il pupazzetto donna. E da questa umanità primitiva nasce tutta l'umanità. Per questo motivo tutta l'umanità oggi ha un rapporto di amore e odio con le divinità. Per cui le divinità bisogna tenerle buone, preghiera, sacrifici, olocausti, templi, statue, devozioni, in modo che le divinità non rompano. E noi ci facciamo una vita per conto nostro. Dio è nemico. Questo è il concetto che viene dalle civiltà limitrofe. E se voi notate, qui sotto c'è questa idea. Dio, costringendoti a obbedirlo, ti rende schiavo e non ti rende la possibilità di essere come Lui. Obbedire a Dio significa non poter mai essere Dio di se stesso. Disobbedire a Dio significa cancellarlo e uno diventa Dio di se stesso. Sto spiegando un testo, non sto facendo un principio metafisico. Sì. Come dicono alcuni, da questa disobbedienza è cominciata la civiltà, cioè lo Stato. Penso di sì che si possa dire, perché di fatto è successo così. Perché è da qui che inizia poi a camminare la civiltà. Prova ne sia che l'uomo, appena commesso questa disobbedienza, comincia a costruirsi il primo vestito. Era un po' troppo moderno, a dire il vero, un po' di foglie. Poi Dio gli dirà, beh, insomma, ti faccio io qualche cappotto. Però inizia la civiltà così. C'è un pericolo, ed è il pericolo che viene in qualche maniera sciolto dal concetto del vocabolo soter, salvatore, adoperato nel greco del Nuovo Testamento, con una vena anche polemica nei confronti del concetto di soter del mondo greco-romano. Nel mondo greco-romano, soter è colui che salva l'uomo. Però per salvare l'uomo deve necessariamente porsi contro Dio. Prometeo, Ercole. Mentre invece nel Nuovo Testamento vediamo che l'unico soter, l'unico salvatore è Dio stesso. Cioè colui che promuove l'uomo a costo di sacrificare se stesso. C'è veramente un rovesciamento di concezione. La logica secondo la quale dal peccato nasce la civiltà è anche qui una logica pagana. 3 anni fa, quindi troppi, non qui, ma alla casa dello studente, quindi in un altro mondo, io ho presentato il mito di Gilgamesh. Leggevamo qualche codice cuneiforme insieme. E nel mito di Gilgamesh, nella prima parte, Gilgamesh fa amicizia con Enkidu. Nessuno si commuove. Era questo uomo selvaggio che viveva in mezzo alle capre, alle antilopi.
E la prima cosa che Gilgamesh dice: Madonna, come puzzi. Ha tentato Gilgamesh di portarlo dentro a Ur, ma Enkidu è scappato, si trovava molto bene in mezzo a questi animali selvaggi, fino a quando Gilgamesh capisce, chiama la prostituta e gli dice: di questo selvaggio fanne un uomo. La prostituta prende Enkidu, fa quello che deve fare, e da quel momento Enkidu divenne uomo. Il concetto è anche bello, cioè l'uomo non può diventare uomo se non c'è una donna che lo aiuta a diventare uomo. Il come lo aiuti, siamo sempre lì. Cioè, per davvero il peccato è fonte di civiltà. Stando alla storia biblica, il peccato frena la civiltà, non la promuove, perché il peccato disperde le energie, non le veicola. Provate a pensare, gli ebrei costruiscono il vitello d'oro, primo esempio di peccato del popolo. Provate ad analizzare il racconto. Dice che le donne hanno offerto i loro pendenti e gli uomini hanno offerto i loro braccialetti, li avevano al polso e alle caviglie. Quindi la prima cosa che ha prodotto questo gesto è stato impoverire le persone. Capito? Stando al testo, noi notiamo che il mondo biblico ha riflettuto su questo problema. Se per davvero il peccato può dar via la civiltà, può dar a spazio. Invece no, la prima cosa che fa il peccato impoverisce le persone. È vero che crea novità. Ma provate ad esaminare che novità. Dio prende gli ebrei e li libera dalla schiavitù. Costoro nel deserto rinunciano alla loro libertà perché sia un vitello a decidere al posto loro quale strada intraprendere. Al Padre Eterno girano i venerdì e dice: ma scusate, ho fatto tutto quello che ho fatto per rendervi persone libere e voi, una volta liberi, vi tornate a vendere ad un vitello. Risposta: ma noi con il vitello non volevamo adorare altri dei, volevamo che questo fungesse da sgabello per i tuoi piedi. E Dio risponde: io cammino senza sgabelli. E voi dovete decidere per conto vostro che tipo di strada intraprendere. Distrugge il vitello, ammazza le persone che l'hanno costruito e che l'hanno adorato, il popolo dimagrito di numero riprende la strada e deve decidere da solo dove andare. Perché il criterio è: vi ho fatti liberi e neanche la religione vi deve schiavizzare. Invece noi oggi abbiamo la grossa tentazione continua in ogni secolo di fare della religione una schiavizzazione. Guai se non fai questo, guai se non fai quello. Mentre la fede dovrebbe diventare sempre strumento di salvezza e di liberazione della persona. Ieri sono venute da me due persone, non vi dico se maschili o femminili, ossessionate perché alcuni preti li avevano messo in testa che sarebbero diventati prede del demonio. Io non ho voluto chiedere chi siano questi miei confratelli per un senso di buonsenso, perché se glielo chiedo, queste persone si inchiodano il nome in testa e poi rischiano di odiare questi preti invece di risolvere il problema. E io ho fatto un esempio, dico: guardate, il demonio è come un bel mucchio di pantano, va bene?
Se tu ci butti la mano ti sporchi, ma se tu lo lasci stare non ti sporchi. E non ho inventato io questo esempio. C'è nella lettera ai Colossesi, solo che viene detto in termini meno espliciti. Paolo, chi per lui, dice così: se tu stai unito a Gesù Cristo, preghi, lo preghi, rimani unito con Lui, cerchi di obbedirli per quello che ti è umanamente possibile, rischi anche di peccare, pazienza, ma la tua scelta fondamentale è di stare con Lui, tu non devi avere nessun problema. Proprio lo dice esplicitamente. Allora la mia domanda è: quando certi miei confratelli fanno certi discorsi, perché lo fanno? Per acquisire loro potere nei confronti delle persone? Ma questa non è la fede cristiana. Fede cristiana è liberazione dalla dipendenza. L'unico nostro, fra virgolette, padrone è Dio. Non il nostro Papa, non i cardinali, non i vescovi, non i preti, non i demoni, figuriamoci. Il nostro Kyrios è uno solo. Tutti gli altri sono solo strumenti. Se mi servono li adopero, se non mi servono li lascio da parte. E per quanto riguarda, ricordatevi, se mettete voi la mano vi sporcate, ma se non mettete la mano non vi sporca. È chiaro il concetto? Torniamo a noi. Conoscere il bene e il male in Oriente non è l'esperienza dell'apprendimento. Io non so una cosa, studio, dopodiché ho appreso e posso dire conosco. In Oriente conoscere è sempre un qualche cosa di sperimentale. E quindi è molto vicino al concetto di decidere ciò che è bene e ciò che è male. Conoscere il bene e il male, poi tra l'altro, è una espressione polare. Bene e male sono due espressioni che indicano tutto il comportamento dell'uomo, polo nord e polo sud, bene e male. Ma in mezzo ci sono tante altre situazioni. Allora, la traduzione italiana sarebbe così: Dio sa che quando voi disobbediste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, avendo il potere di decidere ciò che è bene e ciò che è male. Questo sarebbe un avvicinamento al pensiero orientale detto in forma occidentale. Capite che di fronte ad un'affermazione di questo tipo, rifiuto della parola di Dio, rifiuto del rapporto con Dio, se no tu non puoi essere libero e quindi essere Dio di te stesso, e questo è importante. Capacità di essere tu a decidere a tuo piacimento in ogni momento ciò che è positivo e ciò che è negativo. Se voi mettete insieme questi tre elementi, che tipo di prodotto vi dà? È un prodotto deflagrante, perché di fronte ad una umanità che sposa questo atteggiamento non esiste più niente che sia al di sopra del proprio capriccio. Se noi due siamo in una situazione di difficoltà, morte di fame nel deserto, arriviamo ad un'oasi e lì, chi lo sa perché, troviamo delle vettovaglie e 2 litri d'acqua. Chi mangia, chi beve? Nella nostra logica noi diciamo: beh, facciamo un po' ciascuno. No, perché in questo caso noi obbediremmo a qualche cosa che è più grande di noi e che è il concetto di giustizia. Ma se io sono Dio di me stesso, che me ne frega di te? Quando io ho badato a me, ho badato a tutti.
e quindi ti allungo uno sganassone di quelli ben assestati e io mi bevo tutta l'acqua e mi mangio tutto il cibo. Se invece tu sei più forte di me, io soccombo perché tu ti comporti altrettanto nei miei confronti. E allora tu ti bevi tutto e ti mangi tutto, perché solo in questa maniera uno è Dio di se stesso. Io sto esagerando ovviamente, ma è per far capire il concetto, che dietro a queste tre idee che sembrano molto monastiche, noi invece troviamo rispecchiato il nostro mondo d'oggi. Non a caso, subito dopo voi trovate lo scontro fra Caino e Abele. Lo prenderemo casomai in esame in futuro, dove ci accorgeremo che Cain non vuol dire comperato da Dio, come dice la Bibbia, dove la Bibbia fa una specie di etimologia popolare. In ebraico comperare si dice kana. Questa vale un H, voi ci mettete dentro lo yot, allungate la gambetta perché è finale, viene fuori Cain. Questa è etimologia popolare, non scientifica. Cain vuol dire purtroppo il forte. Gli ebrei, quando hanno recuperato questo mito, avevano perso addirittura il significato del mito stesso. Noi siamo riusciti a ricomporlo conoscendo le civiltà precedenti, quella ebraica. Cain vuol dire il forte. Hebel ha la stessa radice di quella parola che trovate all'inizio del Coelet. Coelet incomincia dicendo vanità delle vanità, e per vanità non intende quello specchiarsi davanti allo specchio e dire oddio quanto sono bella. Questi sono cattolicismi di tipo piccolo. Vanità nel testo biblico significa vuotezza, inconsistenza, cosa che non vale. Abele sarebbe Ebel, cioè la persona debole, inconsistente, fragile, che non vale. Chi prevale? Cain prevale. Quindi il più forte prevale sul più debole, il quale mette in atto un progetto e lo dice con chiarezza. Fa una città in modo da chiudere l'umanità dentro, quando Dio dice andate e abitate tutta la terra. E poi lui diventa capostipite di chi possiede i soldi, di chi possiede la cultura e degli uomini forti. I deboli non li vuole. Un suo discendente, Lamech, aggiusta il tiro e completa l'opera e dice: se uno mi dà un pugno, io lo ammazzo. Capite che abbiamo nel racconto una riflessione filosofica progressiva che porta ad un risultato. La vita è fatta per i più forti e gli altri chi se ne frega. È la legge che noi oggi troviamo nel Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa. Chi è che sopravvive oggi, secondo la logica di questo mondo? Chi riesce ad addomesticare la giustizia? Chi riesce a corrompere senza farsi pescare? Chi riesce ad avere gli amici degli amici degli amici degli amici? Chi fa il prepotente? Mi pare che il peccato originale non meriti essere dimostrato. Basta mostrarlo. Già ce lo avete in maniera evidente sotto gli occhi. L'orientale non può far filosofia, gli manca la lingua. La lingua orientale non è fatta per fare ragionamenti astratti. Ma l'orientale i ragionamenti li fa. Solo che invece di presentarveli in forma astratta, ve li narra
Allora c'è Adamo ed Eva, Caino e Abele, Lamec, il diluvio, la torre di Babele. È un vero e proprio trattato di teologia. Questo è il peccato originale nella esposizione semplificata di questi primi capitoli. Per capire poi tutta la portata del peccato originale dovremmo leggere tutto il testo biblico. Sì, buonanotte, sono 72 libri, non è che ce la facciamo. Però abbiamo impostato il discorso. Questa è la cosa che vale di più. Vediamo brevemente come Dio reagisce a questa presa di posizione dell'umanità nascente. La cosa strana è questa, che Dio non maledice le sue creature. Se voi notate, alla linea 52 maledice il serpente. Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame. Dio maledice il serpente, cioè è condannato a morire. Ricordatevi che in Oriente maledetto, Arur, significa condannato a morte senza essere ucciso. Ancora più crudele. Noi siamo una tribù. Io faccio da Shofet, capo tribù, giudice, prete, faccio tutto. E comincio a dire, Arur, maledetto, colui che fa deviare tra di voi il cammino del cieco. E tutto il popolo risponde, Amen. Cosa vuol dire? Che se uno di voi fa deviare dal suo cammino il cieco, cioè non lo aiuta ma lo manda a remengo, tutta la tribù prende questo individuo e lo espelle dalla tribù. Ora in Oriente, se non si fa parte di un organismo, si può essere uccisi da chiunque. Allora non occorre che noi lo uccidiamo. Passano i predoni, se lo prendono lo fanno diventare schiavo oppure lo ammazzano e buonanotte. Ma noi non lo difenderemo, si arrangi. Quindi Arur è la pena di morte senza ammazzare. Si arrangeranno gli altri. Sii tu maledetto, è la stessa cosa. Sei già condannato a morte, non fai più parte di noi. Ma se voi notate, questa maledizione non viene data alla donna, non viene data neanche all'uomo. Massimo si dice, maledetto il suolo per causa tua. Ma l'uomo e la donna non sono maledetti. Perché? Perché è spiegato nel capitolo primo della Genesi, perché comunque l'uomo e la donna, anche se deturpati, sono sempre immagine e somiglianza di Dio. La cosa che a noi interessa di più non è tanto fare una riflessione sul concetto di colpa, sul concetto di nudo, sul concetto di questo versetto, il versetto 12 della linea 47, devono averlo molto ben imparato a Roma, in due palazzi che sono lì molto vicini uno all'altro, vicini a Piazza Colonna, no? Da una parte c'è Palazzo Chigi, che è il palazzo del governo, che stranamente non ha mai colpa di niente. Poi c'è una piccola stradina, anzi una piccola strada o stradina, e subito dopo c'è Monte Citorio. Se voi da Piazza Colonna passate davanti a Palazzo Chigi, poi toccate il primo angolo di Monte Citorio, guardate su e c'è una tabella di marmo scritto Hospitium Pauperum. Voi sapete che un mese fa si sono aumentati tutti di 1.500.000
la paga e nessuno sa niente. Hospitium pauperum. E poi avete la bella entrata di Montecitorio. Quelli devono aver imparato molto bene il versetto 12. Non è colpa mia. La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Cioè Adamo scarica sulla donna la responsabilità come i nostri amici scaricano altrove le loro responsabilità. È mai possibile che dopo la relazione che il mondo giudiziario ha fatto di se stesso, dove noi abbiamo un Giannelli che sul Corriere della Sera fa la vignetta per cui l'uomo giovane viene accusato e poi progressivamente perde i capelli, diventa vecchio e finalmente da vecchio, senza denti, con gli occhiali, dice finalmente è libero dal processo. È mai possibile che si faccia la giustizia commettendo quella grossissima ingiustizia per cui una persona resta con la spada di Damocle per tutta la vita? Perché mancano le sentenze, quindi manca la certezza del diritto. E i politici non intervengono. Provate a fare questo pensierino. Voi in questo momento venite accusati di un reato e siete innocenti. A parte tutto ciò che succede con la stampa e via discorrendo, vabbè. Ma la certezza di essere colpevoli o innocenti, quando vi arriverà? Quando? Io ogni tanto, quando vengo su da Roma, mi prendo Panorama, Espresso, Il Corriere, La Stampa, La Repubblica, perché non ho voglia di far niente, leggo. E alla fine di Panorama c'è la bustina di Sofri. Dobbiamo ancora avere la certezza del diritto. Dopo quanti anni? Ma scherziamo? E ancora pretendono di metterlo in prigione dopo averlo tenuto in sospeso tutta una vita per avere una sentenza sicura? C'è qualcosa che non funziona. Però non è colpa nostra. I giudici dicono siamo pochi. Poi si scopre che al nord i giudici lavorano 10 volte di più che non a Roma, è scritto sui giornali. Giudici del nord sbrigano 10 processi, a Roma nello stesso tempo un giudice sbriga un processo. Questo qualcuno me lo dovrebbe spiegare. E ditemi voi se il peccato poi è tanto originale. Non è tanto originale, ce l'abbiamo qua. Non ci occupiamo di queste cose, guardiamo come Dio reagisce al comportamento della sua creatura. La reazione è molto dura nei confronti di questo serpente che alla linea 90 vi ho scritto in ebraico l'aggettivo è Harum. Harum in ebraico sarebbe la sapienza maneggione, sarebbe il furbo, non il sapiente, cioè non quello che ha davanti la visione completa della realtà, ma quello che adopera l'intelligenza in maniera fregaiola. Quello è la rum. Altrimenti sarebbe hakam, da cui Hokma, sapienza. Contro costui, che non può essere identificato con il demonio, perché Arum può essere un aggettivo che possiamo applicare anche a tante strutture, ma anche a tante persone. Quindi in questo caso il serpente è il simbolo di tutta questa realtà che noi determineremo come furbastro fregaiola. E ce ne sono. Dio se la prende con queste realtà e dice no, non funziona, non è questo il modo di adoperare l'intelligenza. E allora? Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita.
io porrò inimicizia fra te e la donna. Chi è la donna? La donna, tutte le donne. Io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la stirpe del Arum, è abbastanza abbondante. Non è solo il demonio, ma è anche tutta questa realtà. Questa è la sua stirpe, quella della donna, cioè l'umanità. Questa, chi è questa? La stirpe. Ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Ora, di fronte a questo testo, noi dovremo fare un po' di penitenza. Andate alla linea 119-127. Voi trovate una lineetta con delle crocette. Le crocette segnano i secoli. All'inizio della lineetta siamo nell'anno 1000. Poi trovate 250. Puntini puntini passano sopra il 200 e arriviamo al 132. Poi venite avanti, c'è una croce, lì siamo nel 30 d.C. Mi pare che sia evidente. Poi inizia il tempo della Chiesa, poi trovate un 400. San Girolamo nasce nel 350 e muore nel 430 più o meno. E lì avviene la traduzione della Vulgata, cioè della Bibbia latina. Mentre fra il 250 e il 132 avanti Cristo avviene la traduzione dall'ebraico in greco, testo dei 70 greco dell'Antico Testamento. Mentre il testo che noi stiamo leggendo è tra il 1000 e il 900, cioè fra l'inizio della lineetta e la prima crocetta. Il testo ebraico originale dice così: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. Esso, seme, ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Questa è una profezia messianica dove il messianismo non è personalizzato, perché il messianismo è come uno spirito che invade tutta l'umanità. Il seme della donna siamo noi, tutti quanti. Io sono nato da una donna, ma anche tu donna sei nato da una donna. Chiaro? Cioè l'umanità schiaccerà la testa a questo Arum, ovunque si trovi, anche se questa realtà, Arum, tenterà di ribellarsi, quindi sarà una battaglia piuttosto violenta, dove però prevale questa umanità che schiaccia la Rum. In greco invece che cosa è successo? È successa una cosa tremenda. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. In ebraico, in greco, la parola seme, sperma, è neutro. E poi troviamo non esso seme, ma autos, egli, cioè un individuo dell'umanità. Un individuo di questa umanità schiaccerà la testa a tutto ciò che è Arum. E l'Arum, in questo caso il pronome è sbagliato, gli insidierai il calcagno, non le, gli insidierai il calcagno. Come pure all'ebraico, gli insidierai il calcagno. Chiaramente nel testo greco si vede che non si tratta più di un messianismo diffusivo, ma di un messianismo personale, cioè c'è un individuo che farà questo. Non è tutta l'umanità, ma un individuo. Cos'è successo?
In latino, quando Girolamo ha tradotto, qui si è lasciato prendere la mano dalla sua devozione a Maria Vergine. Era permettetemi di dire una battuta, era un santo madonnaro, Girolamo. Era molto vicino a Wojtyła, solo che qui la devozione personale gli ha giocato un brutto scherzo, sia scientifico sia teologico, perché ha commesso un abuso. Adesso vediamo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. È la donna. Ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Questo è sbagliato. Mentre in ebraico il pronome personale hu può essere tradotto come maschile nella lingua greca e come neutro, perché ha tutte e due le valenze, e quindi lì ci potrebbe essere un'ambiguità, e quindi il greco tira fuori l'ebraico dalla sua ambiguità, il latino qui ha completamente distorto il senso. Perché non è la donna che schiaccia la testa al male, ma è l'umanità o un rappresentante dell'umanità. O. In ebraico ci sarebbe he, se fosse una donna, non who. Who è maschile o neutro? Proprio non c'è assolutamente possibilità di errore. Di conseguenza qui noi abbiamo una sovrapposizione teologica, cioè una esagerazione testuale, detto in termini volgari, un vero e proprio errore. Da questo errore poi sono venute fuori, sotto il profilo mariologico, tante cose che non stanno in piedi. Chiaro? Ecco perché molto spesso varrebbe la pena che noi cristiani facessimo un po' di pulizia mentale e mettiamo le cose ognuna al suo posto, perché lì nessuno ci guadagna e nessuno ci perde. Quando le cose sono al loro posto, tutto diventa dignitoso. Altrimenti entriamo dentro nella logica del pressappochismo e della sopraffazione. Cioè proprio dentro a quella logica che il testo non accetta, il testo biblico non accetta. Il testo, dunque, del capitolo 3, versetto 15, viene chiamato sia dal mondo ebraico il proto-messianesimo, cioè la prima profezia messianica, dal cristianesimo viene chiamato proto-vangelo, cioè la prima volta che si parla del Messia Gesù Cristo. Girolamo ha sfigurato completamente questo testo e lo ha fatto diventare testo mariologico senza nessun fondamento biblico. Di conseguenza, fra qualche secolo, certe raffigurazioni di Maria, io spero che vengano modificate. Che Maria sia una figura gigantesca nel cristianesimo, su questo non c'è dubbio. Non diamoli meno di quello che merita, ma non diamoli neanche più di quello che merita. Lei non è messianica, non è un messia, è Gesù Cristo il messia. Questo è un testo messianico che non gli si addice, perché lei non schiaccerà mai niente a nessuno e mai Harum le insiderà il calcagno. Chiaro il concetto? Non fatemi dire di più, basta così. La cosa più tragica in questa specie di conseguenza del peccato non è tanto questo rapporto che contiene in sé un'ambiguità tra uomo e donna, dove si dice verso tuo marito, siamo alla linea 59, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà.
Se noi avessimo tempo e modo di leggere in ebraico il Cantico dei Cantici, lì si dirà esattamente il contrario. Nel Cantico dei Cantici si dirà: verso la tua donna sarà il tuo istinto e lei avrà potere su di te. Quindi siamo alla pari, non c'è problema. C'è comunque questa ambiguità nell'amore umano. Come pure rimane sempre questo enigma, questo rapporto sbagliato, scorretto, sproporzionato fra fatica del lavoro e prodotto del lavoro. Probabilmente qui in Italia, a un certo livello di management, questo non esiste, perché noi abbiamo dei managers che a pari fatica di lavoro e di prodotto, qui in Italia mi pare abbiano 180 milioni all'anno, mentre in Germania hanno 120 milioni all'anno. Questi 60 milioni in più in Italia non si capisce il perché ce l'abbiano, mentre un operaio è il rovescio: in Italia arriva a 25 milioni lordi all'anno, mentre l'operaio pagato meno in Germania sono circa 70 milioni all'anno. Non si sa perché quei 60 milioni siano là e non qua, ma è un problema. Anche queste cose non le affrontiamo. La cosa invece da affrontare è la linea 66, testo che sembra apparentemente innocuo, mentre invece è tremendo. Ricordatevi che in Oriente imporre il nome significa comandare su qualcuno. Quando Dio crea la donna, il testo, per voi che fate ebraico al mattino, è un nifal. Verrà chiamata donna. È un passivo. E quindi il complemento d'agente è Dio. Quindi la donna dipende da Dio e da nessun altro. Dura ne consegue. E questo è un frutto del peccato, dice il testo. Non è un frutto di civiltà. Ultima cosa, e chiudiamo, tenete presente che in questa visione piuttosto cupa della situazione esiste un gesto estremamente interessante. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Adamo ed Eva se ne vanno dal paradiso terrestre, ma si portano dietro questa memoria. Non solo, ma Dio lascia a loro una protezione che loro stessi non erano stati capaci di farsi. Questi gesti che mostrano la non inimicizia di Dio verso l'uomo sono gesti che si ripetono lungo la storia in forme estremamente simpatiche. Quando Caino uccide Abele, Dio porrà un segno su Caino perché gli altri uomini non uccidano lui. Quando Noè entra nell'arca, a un certo momento Noè non sa più come chiuderla, il Padre Eterno dice: vai dentro che ti faccio io da Battista. Ed è Dio che gli chiude la porta dell'arca perché Noè non ci riusciva. Sotto il profilo mitico, cioè sotto il profilo della narrazione, questi gesti sono estremamente importanti, perché stanno a dimostrare un Dio che si occupa della sua creatura, nonostante lui non possa venir meno al patto di Berit che aveva fatto con la sua creatura. E quindi rispetta la Berit, l'alleanza, ma contemporaneamente manda questi messaggi che vanno oltre il dovuto dall'alleanza stessa. Grazie della vostra pazienza. Adesso facciamo un po' di greco per chi resta.